ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video di Fortnite. Quest'oggi mi fiondo direttamente nel negozio oggetti perché ho bisogno di scoprire la prima skin di serie di icone. Qualcuno mi ha già regalato gran parte di ciò che è uscito, ma ragazzi, clicchiamo sul negozio oggetti, già si vede qualcosa a destra, ragazzi, la skin di ninja, eccovela qui. Ed ovviamente non si vede perché ci sono io sopra. Allora ragazzi, skin, piccone ed emote. Io non ci posso credere. Fammi vedere questo piccone. Fammi vedere questa doppia katana. Ascoltiamo, ascoltiamo. Pesantissimo. Mi piace, raga. La skin, vi chiederete quanto costa la skin, dato che il prezzo non viene mostrato. 1500 V-Bucks. Presenta ben 4 stili differenti e credo che il più bello sia proprio l'ultimo. Allora, versione normale, secondo stile, ok. Andiamo sul terzo. Va benissimo. Che cosa cambia dal terzo al quarto? Scusate. Ok, forse è il cappuccio. È il cappuccio, è il cappuccio. E quindi 1500 V-Bucks per la skin, 800 per la doppia katana ed invece l'emote 300 V-Bucks, ragazzi. Ci sta, ci sta. Poteva costare tranquillamente 500 V-Bucks, quindi apprezzo questa decisione. Il troll però vedo che a quanto pare continua, perché ciò di cui vi ho parlato ieri nel video mattutino è presente oggi nello shop. E tra i due mi sa che preferisco lui, raga. Mi sa che preferisco questo piccone singolo che la doppia katana da 800. Prima di buttarci in gioco e vedere come si presenta completamente la skin nuova di ninja, andiamo a vedere che cosa hanno droppato quest'oggi nello shop. Massacro, ok. Vediamo il backpack, bellissimo. Sempre piaciuto questo backpack. 1200 V-Bucks, abbiamo rinnegato 800 V-Bucks. Che belle che sono queste skin, quanto le amo. Poi procediamo, che cosa abbiamo? Schianto terrestre, la vediamo anche con lui. Ripetiamo. Mi piace, mi piace, mi piace. E poi? Hell yeah! Hell yeah! Hell yeah! Vabbè, questo qui l'abbiamo già visto, ragazzi, l'abbiamo scoperto ieri, questa qui, velocemente, andiamo anche su di lui. Purtroppo per questa skin poca attenzione, è uscita nel momento errato. Ma andiamo ad ispezionare un attimino la skin tramite il nostro armadietto. La salviamo e soprattutto selezioniamo anche... Oh, ci sta benissimo sto backpack. Blu e giallo, proprio come lo vogliamo noi. Punto esclamativo, ok, eccolo qui, ragazzi, perché non ve l'avevo fatto ancora vedere. In pratica è la doppia katana dello shop che viene portata dietro le spalle. Ovviamente la skin, come abbiamo detto ieri, si va ad affiancare a Marshmello e Major Lazer. Ci saranno altri due personaggi oltre a Ninja che verranno presentati su Fortnite, quindi verrà implementata la loro skin e si tratta di due youtubers a quanto pare. Ma modifichiamo questo stile. Allora, è praticamente lui, ragazzi, è uguale, ugualissimo. Immaginate di avere adesso la vostra skin su Fortnite, immaginate di essere proiettati all'interno del gioco e soprattutto immaginate come si sente Ninja in questo momento. Troppo bella, anche se... Ok, così mi piace un casino, davvero bellissima. Il terzo ed il quarto stile, soprattutto il quarto, vanno a rappresentare invece il logo che ha sulla spalla sinistra. Quindi con il volto super oscurato e con gli occhi celesti, che tra l'altro potevano essere bianchi proprio come sul logo. Ditemi quello che volete, ma la skin con questo terzo o quarto stile mi ricorda tantissimo il gioco Legacy of Kain Soul River del 1999, ragazzi. È uguale, è praticamente lui. I capelli poi comunque davvero son fighissimi, è una skin davvero bellissima. Bellissima, raga, in tutto e per tutto. Il set che vado a presentare quest'oggi per la skin di ninja è proprio quello che vedete. Come piccone abbiamo scelto falceteschio, eccolo qui. E come effetto, ragazzi, è proprio uguale alla skin stessa. Invece come ombrellino abbiamo quelli olografico. La scia è molto difficile da scegliere, ragazzi, perché ci abbiamo tanti ma tanti colori che, diciamo, si accostano alla skin. Come wrap invece ho scelto blu radioso, ma forse non ci sta tanto bene. Potremmo addirittura mettere anche lei, Ripley, vediamo. Può darsi che ci stia, raga. Come scia qui è proprio difficile perché ci stanno bene tantissimo. Oh, DNA, ragazzi, è bellissima. Che colorazione. Anche senza spettrale, non male. Però è troppo bianca, forse. Fantasma, bellissima. No, ragazzi, ci stanno bene tutte quante. Cioè, se si va sul blu, se si va sul celeste, ma addirittura anche sul bianco. Aiutatemi, ragazzi, aiutatemi. Io voglio che voi qua sotto tra i commenti mi scriviate qual è la scia che secondo voi si va ad accomunare di più a ninja. Se le dovessi scartare, ragazzi, andrei... No, non le posso vedere, ragazzi, sono tutte belle. Andrei su fantasma oppure su... no, oltremare.
Qual era l'altra? Sceglierei tra queste, ragazzi. Stella cadente. No, sto andando in pappa, ragazzi. Metto fantasma e via. Basta, basta, basta. Ci stanno tutte bene, ragazzi. Fate finta come se le avesse messe tutte. A few moments later. Il piccone falceteschio l'ho bocciato subito. Sono entrato in creativa e non mi piaceva proprio la colorazione che si andava ad unire con quel celeste di ninja. Quindi vediamo falce fusione. Salviamo, usciamo, giochiamo ed avviamo. Oh mio Dio. Ecco come si presenta in gioco la skin, ragazzi miei. Bellissima la wrap. Vediamo l'altra wrap invece. No, 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 quella di Slimy assolutamente no. Però lei ci sta benissimo, raga. Guardate qua. E soprattutto speriamo che il mega ciuffo di ninja non vada ad intralciare troppo la nostra mira mentre cerchiamo di focussare i nemici, perché... Da primo stile passiamo subito al secondo. Eccoci qui e devo dire che con il cappuccio è molto meglio, ragazzi. È fighissimo, sembra proprio un ninja. La skin di oggi comunque è strapulita. Vediamo anche il nostro ombrellino. Che set che abbiamo creato quest'oggi, ragazzi, che set! Da secondo stile adesso passiamo al terzo. E rieccoci qua, ragazzi. Molto bella, molto bella. E cambiate il viso, le mani, ovviamente. Siamo diventati un po' più scuri. Non ricordo se l'effetto dei capelli è cambiato, ma comunque, ragazzi, è molto accattivante lo stile in questa maniera. Molto, ragazzi, molto, molto, molto. Perché no, raga, perché no? Mi piace tantissimo. Ma se la volete senza UD up, ragazzi, ecco come si presenta con il quarto stile. Raga, che bella! Complimenti a Ninja per essersi fatto implementare su Fortnite qualcosa di pazzesco. Non vedo l'ora di scoprire tutte le altre skin che faranno parte delle serie di icone. Quindi, raga, tantissime sorprese a breve. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ragazzi. Se così fosse, mi raccomando, lasciate un bel like, condividetelo con tutti i vostri amici. Iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi se ancora non siete iscritti. Noi ci vediamo tra pochissimi in live oppure in un prossimo video. Un salutone da Martex. Sempre. Yes. Okay.